Fanciulli, buongiorno. Allora, io cerco di filmare oggi con la macchinetta e mamma mia, sono in realtà sveglia da un bel po' perché oggi è sabato 12 febbraio e quindi niente, io stamattina appunto sono rimasta a casa, in realtà il sabato lavoro, però sia ieri che oggi ho detto no, cioè devo staccare letteralmente, perché per tutto il tempo in cui sono stata male non ho mai staccato, e col fatto che adesso oggi finisco l'ultimo ciclo di antibiotico, poi devo finire il cortisone e lo finisco lunedì, invece il puff lo devo continuare per un po', almeno cioè, mi riprendo insomma, perché veramente tra cioè, la mancanza di sonno, la stanchezza, comunque quando stai male devi andare a lavoro, è veramente... cioè dura, ma proprio dura, e quindi per la prima volta da martedì scorso, cioè pensate, da martedì scorso ho dormito senza svegliarmi per mal di gola, tosse, vomito eccetera, cioè ce la posso fare. E no, è stata dura, perché appunto io non vi ho parlato più di tanto, però voglio fare questo vlog anche stamattina perché sono da sola, Marco ancora deve tornare, per raccontarvi un po' il tutto insomma, per aggiornarvi un po' di cose eccetera. Comunque stamattina mi dedico anche al canale, dato che appunto sono a casa, quindi almeno in alternativa, è vero che non lavoro, però almeno mi dedico ai soldi. E e niente, quindi io stamattina mi sono svegliata, ho preso i miei classici fermenti, ho preso il mio pantoprazolo e sono dovuta andare in posta perché dovevo estinguere una carta da un sacco di tempo, e mi sono resa conto che veramente, cioè sono arrivata là un quarto d'ora prima, ok? Ho preso il numerino eccetera e nonostante tutto la gente ha avuto l'indecenza di trattarmi male ed ero da sola. Ma signora, ma lei non lo guarda il numerino? Gli ho detto, cazzo, un attimo, cioè l'ho appena preso, nel senso, cioè la prima volta che entro qua dentro, giuro, ho fatto proprio questa, cioè questa scenata qua, ho detto, certo che veramente se campate così non so quando arrivate stasera, E quindi poi ovviamente si sono tutti calmati perché mi hanno guardato tipo così. E poi vabbè, in realtà la signora appunto all'inizio era un attimo un po' e poi dopo, cioè, per fortuna era un'altra, non era quella lì che mi aveva risposto male. Però vi giuro, cioè, ogni volta andare in posta è un parto, ma io dico, ma cioè, è vero. Magari non vi piace il lavoro che fate, però questo non vuol dire niente, perché anch'io mi interfaccio tutti i giorni con le persone e non le tratto di merda, perdonatemi il termine, perché cioè non si fa, assolutamente non si fa, ma poi cioè veramente frustrati, vi giuro, sono rimasta basita, vabbè. Poi sono passata dal cinese e ho fatto due acquistini in realtà, ma proprio due in croce, che adesso vi faccio vedere, aspettate perché c'è una luce pessima. Ok, devo dire che decisamente si vede meglio così. Allora, volevo farvi vedere appunto questi due acquistini in croce. Scusatemi, ma non so veramente dove appoggiarvi, anzi lo so in realtà. Vi appoggio nella mia acqua. Sulla mia acqua. Ok, passata appunto velocissimamente dal cinese e ho preso le cartelline trasparenti perché non ne avevamo più, non so come mai le ho finite nel corso del tempo. Mi sono presa un altro porta documenti perché in realtà li finisco sempre. Poi mi sono presa questa agenda qua, che secondo me è super carina tra l'altro, per iniziare a scrivere un po' gli articoli che voglio condividere nel mio blog, cioè nel mio blog o comunque nel mio sito, perché alla fine poi è un vero e proprio sito. E poi queste qua da mettere, da appendere in bagno per gli asciugare, per oddio, come si chiamano? Gli accappatoi, ecco. Ciao fanciulli, prima di ribaltare la casa, devo prendermi l'ultimo antibiotico. Ebbene sì, finalmente è anche finita tutta questa storia dell'antibiotico, adesso mi metto anche a fare colazione, perché prima ho preso i fermenti 2 ore fa. Mamma mia. Non ne posso più di prendere claritromicina, cioè proprio ho rigurgito. Bene, mi farò una colazione, cioè in realtà non chissà che cosa, però magari mi mangio biscotti e mi faccio una bella tisana.
faccio questa tisana qua, che non so se si vede, però è la tisana Benessi della Coop. Ok, quindi tisana qua dentro. Adesso voglio vedere un attimo che biscotti mi sono arrivati. In realtà sono indecisa se mangiarmi il pezzettino di pane con una mia marmellatina o con un po' di miele, ma penso che mi mangerò un pezzo di pane. Ho voglia di... Boh. Sapete quanto è difficile a volte scegliere che cacchio mangiare la mattina quando c'hai 200.000 robe aperte? Vediamo questo. No. Forse trovo... Ecco qua. Marmellata di mirtillo. Ma sì, dai, mangio questo. Faccio un panino, oppure le fette biscottate, se non sono scadute, no, sono scadute. Dopo dovrei riguardare questa nostra dispensa che vi giuro, cioè, è imbarazzante, imbarazzante. Comunque mi mangio il pane, faccio questa colazione veloce. Allora, mi faccio sto panino che mi sono comprata ieri dal fornaio. Che boh, strano, ma Marco non l'ha voluto mangiare. Quindi... Ok fanciulli, io come programma del giorno in realtà ho un sacco di cose da fare, nel senso che adesso voglio farmi questa colazione, così almeno campo fino a mezzogiorno, vediamo. Appena finisco scendo cambio il disco orario. Che buono mangiare senza rotture di cavoli, mamma mia. È diverso proprio quando si inizia a star bene, eh. Non ho sparato un altro panino. Adesso mi faccio il puff perché me lo sono dimenticata stamattina, aiuto. Mamma mia, vi giuro che ho le sveglie con su tipo antibiotico, c'è tutto che suona ad ogni tot. Che nervi, vi giuro. Comunque se c'è una cosa che io detesto è lo stare male. Cioè per me proprio star male è una roba che per me mi debilita perché... cioè non riesco a fare un sacco di cose, poi sarei voluta andare anche al museo della Disney, so che scade domani, magari domani chissà, ci abbiamo voglia, ci andiamo, boh, chiederò a Marco. Fatto sta che per le 10 lui dovrebbe uscire, quindi stamattina lavorava poco, per fortuna, così almeno io nel frattempo sistemo. Ieri ho fatto una lavatrice, quindi non mi sono... assolutamente messa adesso a fare altre lavatrici perché c'è la roba tutta umida. Mamma mia. Comunque sta tisana, la menta si sente un sacco. Vi giuro, cioè si sente proprio il pizzichio della menta, buono. Quindi, io adesso mi metto a pulire tutta sta roba. Perché così almeno ci portiamo un po' avanti, non è tanta roba, eh. Però lo devo fare. Oh, che palle.
Devo pulire anche il bagno. Che palle, odio pulire il bagno. Ci vediamo dopo. Ok, ho sistemato un po' di cose, ho pulito un po'. Quindi, yeah. Adesso però mi faccio la doccia, mi pulisco io. Mamma mia, sembro sparaflesciata, vabbè. Però volevo concludere questo, insomma, dare una conclusione a questo video. Io nel frattempo ho montato il video che andrà online oggi stesso e questo pezzo penso che lo metterò domani. Quindi volevo semplicemente, insomma, aggiornarvi, ecco, un po' di tutto. E poi da settimana prossima partiranno di nuovo, spero, i weekly normali. Cioè questo è stato un weekly vlog molto anomalo e prolungato, ecco. Però comunque volevo finire il video mettendo delle storie che abbiamo pubblicato, cioè che abbiamo registrato, scusatemi, io e Marco, sui detti napoletani, che fa pisciare, vi giuro, cioè ma fa proprio morire. E infatti penso che faremo tipo delle varie puntate sui detti napoletani, magari me li faccio dire da voi. Comunque li lascio con le clip perché veramente stendono. E niente, alla prossima. Al cuore non si comanda. Odio i segreti. Giusto? Al cuore non si comanda. Ma è giusto? Sì, ma non è così. È come si pronuncia. Al cuore non si comanda. Al cuore. Ma non c'è la E. Al cuore, infatti, non è la E. È detto al cuore. Al cuore non si comanda. Amelia Parol è che il cane non si dice. Vabbè, comunque. Vabbè, Amelia Parol è che il cane non si dice. Cioè, verba volant scripta manent. Per un cazzo proprio, non c'entra proprio niente. Amelia Parol è che il cane non si dice. Ecco, cioè. Se ti stai zitta è meglio, per dire, ah. Vero, cioè, nel senso che le cose migliori sono quelle che non vengono dette. Ah, ok, letteralmente così. Letteralmente è così, la parola migliore è quella che non viene detta. Ok, provo da sola. Ma stai buono con la cap? Questo era giusto. Ma sei buono, cara capo. Vabbè, buono, ma io dico buono. Buono, non è buon anno, è buono. Nel senso di bene, nel senso di funziona, ma stai buono, cara capo. Sì, amore, lo so, me lo dici sempre. Ma tu dici buono. Buono è un augurio. Che ti hanno offeso. Hai capito, amore, mi offendi sempre. Ma no, che... Ma stai buono con la capo, nel senso che funziona la capo. Sì, amore, ho capito. Sta a posto, amore. Sì. Ma stai buono con la capo. Tipo quando mi dici... Ma sei fuori. Vado un attimo al San Gerardo a prendere l'antibiotico. Ma stai buono con la capo, cioè...